Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: Tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Gesù si commosse profondamente e molto turbato domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: Guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: Togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: Liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Il Vangelo di questa domenica ci propone la risurrezione di Lazzaro. Gesù compie questo grande prodigio e lo compie dicendo e attestando che lui è la risurrezione e la vita. Questo è molto importante perché man mano ci avviciniamo agli eventi della passione e della morte. Allora l'evento della risurrezione di Lazzaro ci dice
che Gesù è la risurrezione, cioè entriamo nel percorso del Triduo Pasquale ricordando la risurrezione di Lazzaro e ricordando che Gesù è la risurrezione, per cui la morte e la passione sono eventi dolorosi, ma non sono la parola definitiva. Gesù è soprattutto il risorto, colui che muore, dona la vita, risorge. E quindi nel cuore dei credenti questo deve essere un dato visibile fin da subito. Quindi è interessante la liturgia, lo stesso Vangelo di San Giovanni ci propone la guarigione di Lazzaro e ce la propone a ridosso della Domenica delle Palme, a ridosso del Triduo Pasquale, proprio perché tutto abbia un significato di risurrezione. Poi evidentemente la risurrezione di Lazzaro è a ridosso degli eventi della passione, della morte, della risurrezione. Gesù è la risurrezione e la fede nella risurrezione è qualcosa di fondamentale perché anche noi possiamo sperimentarla. Accade a Marta che fa una bellissima professione di fede. Ecco, anche qui risaltano queste figure, Marta, Maria, Lazzaro, persone amiche di Gesù. Gesù che si commuove, è bello questo commuoversi di Gesù che precede la risurrezione di Lazzaro, una commozione che Gesù ha verso tutta l'umanità in difficoltà, in sofferenza, una commozione che Gesù ha verso l'uomo che soffre. Ci appelliamo proprio in questo momento di grande sofferenza dell'umanità alla commozione di Gesù, che lui abbia misericordia di noi così come è accaduto con Lazzaro. Gesù che si commuove, ecco, parlo per gli amici di Lucera e Padre Maestro che fa propria la commozione di Gesù e si dona per gli ultimi, per i sofferenti, per i carcerati, per i più poveri, per i più semplici, per coloro che sono emarginati.